Eccoci qua ragazzi, ciao ciao a tutti. Allora, nuovo videino sul canale, grazie, grazie, grazie a tutti, come ho già detto, abbiamo superato i 1000 iscritti e grazie veramente, non so che dirvi, veramente contentissimo, contentissimo, grazie veramente a tutti. Ma andiamo a parlare quello che vi avevo promesso, e cioè di questo fumetto francese Elias il Maledetto, ok? Su tre volumi. Ma partiamo con ordine. Questo è un fumetto di Corgiat disegnato da Mastrantuono. Conoscerete, copertinista anche di Deadwood Dick. Questa è uscita chiaramente per il mercato francese verso il 2004. Ok, poi stampata da Pavesio verso qua dice 2008 più o meno. È appunto testi Corgiat, disegni curato Mastrantuono, colori Pierre Matern. Poi c'è lettri, edimo, quella io non vi dico mai. Me li sono accaparrati sul libraccio a metà prezzo. Credo dovrebbero esserci ancora, sinceramente. E me lo sono spaccato perché Mastrantuono mi piace molto come disegna e poi perché era un fantasy ho detto sai che c'è, lo prendo. Devo dire che è un fantasy un po' sui generis per quanto mi riguarda per certe dinamiche, perché le ambientazioni, gli animali e le armature o i vestiti dei soldati e delle persone sono molto molto strani, ma strani che non disturbano però, ecco, sinceramente, ma facciamo prima un passo indietro. Di che parla Elias il Maledetto? Non vi spoilerò tutta la storia, ma vi dico che parla di questo principe re molto senza scrupoli che conquistava regni su regni. Ma si va a scontrare con un mago altrettanto senza scrupoli che praticamente gli sottrae la giovinezza e gli dà il mago gli dà il volto suo e il mago prende il volto di Elias. Quindi praticamente questo re conosciuto in tutte diciamo, le terre era sconosciuto. Tutti pensano che sia morto, quindi si va un po' tutto allo sbando. E lui si ritrova in questo un po' corpo, diciamo così, del mago, un po' vecchio, col suo volto, senza che nessuno lo conosce. E il suo chiodo fisso, insomma, è recuperare il suo volto, ok? Lui è un po' stronzo e c'è di mezzo anche della roba magica, ma delle carte, ma non voglio spoilerarvi, insomma, più di questo. E la cosa bella è che non è da solo, ma incontra, diciamo, un nano, un gigante, un dotto medico, aspirante medico nel suo viaggio, ok? Che sono molto molto interessanti questi personaggi, insomma, che lo contornano. La storia, secondo me, poteva essere, diciamo, più di ampio respiro, più di tre albi, ma non so, ma credo che in Francia non la facciano più, ma il finale, insomma, non è proprio un finale, rimane abbastanza aperto, come spesso accade, no? E avrei voluto un paio di volumi in più, diciamo, perché io, non so se come si vede, io sono amante delle compagnie. Quindi un gruppo di persone che fanno un viaggio per arrivare a una meta, ok? Ma per quanto riguarda il bello non è la meta, il bello è il viaggio che fa la compagnia. In questo caso la compagnia era interessante, mi aspettavo che un altro paio di personaggi si aggregassero, invece no, perché quasi arrivano subito al dunque, diciamo, se si può chiamare così, e quindi fa poco viaggio la compagnia. E questo qui è l'unica cosa che non mi ha fatto impazzire. Per quanto riguarda la storia, è scritta bene perché c'è anche molto dei tempi molto comici. Le vignette sono fatte molto, molto
lettering molto, molto fatto bello. Poi, per non parlare insomma di quest'idea insomma di sta roba magica, che è molto molto interessante. E appunto c'è questo personaggio del nano barra mezzo demone, spiritello, molto simpatico. C'è un forzudo, appunto il medico, personaggi caratterizzati molto bene. Anche Elias, nel corso del viaggio, chiamiamolo così, alcune cose insomma sarà leggermente un po' meno stronzo di come era partito. E appunto quest'idea di queste carte magiche sono molto molto interessanti, ma non ve voglio spoilerare, veramente questa è un po' il succo di tutto, perché voglio che vi andate a interessare, che ve lo leggete e tutto quanto. Comunque faccio vedere insomma adesso qua qualche tavola metto, e il formato è grande, francese, ma francese leggermente più grande, e sinceramente si sposa da Dio con le tavole di Mastrantuono. Tanto guardate che copertine sempre di Mastrantuono. Comunque anche qua insomma spoiler un po' il gioco dei corpi celesti, appunto queste 32 carte, ogni carta ha una abilità. Il disegno non vi fermate troppo all'apparenza, perché praticamente all'inizio anche a me un po' è sembrato buttato via per certi versi, no? Ho detto un po' buttacchiato via, eccetera eccetera, ma poi se vi soffermate vedrete che praticamente è ricchissimo di particolari, e diciamo che mi ricordano un po' le uniformi, i vestiti, il tipo di soldati, così un po' ci hanno delle uniformi che possono ricordare un po' quei mondi distopici, ecco, non nei classici medievali, perché hanno un po' i cappelli un po' strani, anche i nobili sono vestiti un po' particolari, gli animali sono molto gli animali sono molto come si dice, non cari, sì, un po' fatti a caricatura, se riuscite a vedere insomma, vedete come sono fatti, però non influiscono affatto sulla bellezza del disegno, perché è veramente veramente fatto da Dio, anche colorato, è anche colorato veramente in una maniera bellissima. La regia è bellissima, di facile comprensione, tutte insomma le dinamiche, c'è molta azione, è veramente veramente fatto bene. Io mi è piaciuto molto questo stile di disegno che ha usato Mastrantuono, perché è uno stile che proprio si sposa perfettamente per la storia e per come sono fatti i personaggi, e per come secondo me l'autore voleva far arrivare la storia al lettore. E chiaramente si poteva disegnare anche molto più realistico, anche come altri francesi, magari come Le Aquile di Roma di Marini, o come Lo Sparviero, come Lonson, o come Murena. Ma secondo me la sua forza è questo mix di questa storia e mix di questa struttura fantasy con questo tipo di disegno. Mi sento da dire questo, sinceramente. Ve lo consiglio? Sì. Non mi sento da dire, oddio, questo è il capolavoro del secolo, come posso dire per Murena, ecco, per Murena veramente mi sento di così, avrò occhi chiusi e di è un capolavoro. Questo va un po' capito. Se siete amanti del fumetto francese e del fantasy a 360 gradi, sicuramente vi piacerà. Se siete un po' troppo schizzinosi su un certo tipo di fantasy, secondo me
potreste non apprezzarlo al massimo. Ecco, questo qui è quello che penso io. Per il resto niente, io vi auguro come sempre buona lettura, ci rivedremo per farvi gli auguri. Se non dovessi farcela a fare l'ultimo video per fare gli auguri, vi faccio tanti auguri di Natale, di un fine dell'anno e io mi prenderò molto in mente queste vacanze natalizie, una pausa e ci rivedremo insomma a gennaio. Come sempre, se siete nuovi, un bel like, iscrizione, un commentino, commentate anche i vecchi, cosa ne pensate, insomma, se l'avete letto, cosa ne pensate, eccetera, eccetera. E niente, appuntamento al prossimo video e ciao a tutti.